Ciao ragazzi, ciao a tutti, da Daniele Andreani, nuovamente a Civitanova Marche, sempre con il carissimo Diego Fusaro. Allora, in questo video, Diego, voglio parlare di una cosa inutile, ma inutile veramente, che si chiama la filosofia. Molti mi provocano dicendo, ma perché vai a studiare filosofia? Ma la filosofia che ti serve? Ma tu lo sai che non c'è lavoro se poi vai a studiare filosofia? E la mia risposta, forse rispondendo in questo modo li renderò un tantino arrabbiati, è: la filosofia non serve a niente, ma proprio non serve, per il fatto stesso che non serve a niente, serve a tutto. Ne parlavamo nel video precedente che mi auguro abbiate visto. La filosofia è definita da molti come una disciplina. Secondo me non è esattamente così, e intanto su questo ti voglio provocare per una prima botta e risposta di riflessione. Secondo te la filosofia può essere considerata una disciplina, oppure disciplina è un termine improprio perché la disciplina per la sua stessa essenza ha una serie di norme, codici, regole che in qualche modo una volta studiati devono semplicemente essere ripetuti? Questa è la prima provocazione, se vuoi rispondi ora, se no dopo intanto faccio il ragionamento. Questa è la prima, per cui la filosofia secondo me non è una disciplina, nel senso che non è che tu studi determinate regole, le ripeti e sei un filosofo. Da quel punto di vista possiamo parlare per esempio della storia della filosofia, cioè studiare le varie interpretazioni, per esempio estetiche, teoretiche, ontologiche, che i vari filosofi nel corso della storia hanno esposto. Due, la filosofia non serve a niente, che significa? È chiaramente una provocazione. Serve e come la filosofia? Non serve a niente se il servire è direttamente collegato a un qualcosa di materiale, a un qualcosa di economico, a un qualcosa di concreto. Da quel punto di vista lì non serve a niente, ma è una liberazione per la filosofia, perché in qualche modo è sganciata da ogni vincolo che in qualche modo potrebbe compromettere la sua spontaneità. La filosofia, come diceva Aristotele, nasce dalla meraviglia, ma moltissimi sono stati filosofi che hanno associato la filosofia al piacere, alla bellezza. E la filosofia deriva proprio dal greco amore per la sapienza. La terminologia, se non sbaglio, è filia, giusto? Perché ricordiamo che in greco ci sono tre significati, cioè tre definizioni di amore: eros, filia ed agape. Quindi abbiamo in qualche modo una terminologia che lega l'uomo alla filosofia con l'amicizia, cioè come se la filosofia sia proprio un amico con cui tu puoi dialogare e confrontarti costantemente. Ecco, ti ho provocato su qualcosina, sul senso della filosofia, su che cos'è la filosofia e su che cos'è la filosofia, anche perché credo che sia la domanda che oggigiorno, quando si vede un filosofo, viene posta. Prego. Io solitamente al coro virtuoso di coloro i quali sostengono con fare saccente e con grande protervia che la filosofia non serve a nulla, rispondo, e non è solo una battuta, asserendo che la filosofia serve esattamente a non fare affermazioni di quel tipo o a non sollevare domande di quel tipo. E ripeto, non è solo una battuta, perché effettivamente lo studio della filosofia, e in particolare lo studio della grande galleria degli eroi della ragione pensante, sì, come li chiamava Hegel, cioè la galleria dei grandi pensatori e spiriti magni che hanno costellato il canone filosofico occidentale, ci aiuta a comprendere esattamente che ciò che il nostro presente compiutamente peccaminoso esalta come massimo valore, cioè il valore economico, sì, valore di scambio diremmo con, sì, Marx, è in realtà dal punto di vista filosofico un valore piuttosto relativo e anzi direi ampiamente criticabile, soprattutto, sì, nella sua dinamica di assolutizzazione realizzata nell'odierna società di mercato. Quindi studiare Aristotele, Platone, ma anche Agostino, Tommaso, poi Cartesio, Kant, Hegel, citando alcuni dei più grandi, certo, dell'intero canone, serve anche, tra le altre cose, a restituire a una libera discussione critica ciò che invece solitamente si presenta come un dogma indiscutibile, cioè quello appunto nella fattispecie secondo cui ha valore solo ciò che ha un prezzo, certo, ed è degno di essere coltivato, studiato e praticato solo ciò che produce un rendiconto immediato, cioè ciò che si iscrive immediatamente nell'algida logica del Dout des mercatistico. Sì. Ecco, la filosofia è più simile da questo punto di vista a un dono. Ecco, sì, la filosofia
come ha ben mostrato anche tra gli altri in un suo bel libro Andrea Tagliapietra, Il dono del filosofo, la filosofia ha a che fare con la donatività e quindi è già per ciò stesso una messa in discussione radicale delle logiche illogiche del profitto e dell'economicismo oggi dilagante. La filosofia ha a che fare con il dono per diversi ordini di ragioni. Anzitutto per il fatto che la filosofia, come tu ricordavi, ha a che fare con la meraviglia, con la sorpresa, esattamente come il dono, che è tanto più riuscito quanto più desta meraviglia in chi lo riceve. Anche se poi in realtà zauma, che noi solitamente traduciamo con meraviglia e che è individuato appunto da Aristotele nella Metafisica, ma poi anche da Platone nel Teeteto come scaturigine del filosofare, sì, più che meraviglia forse potrebbe essere reso più opportunamente con stupore, in un senso però non irenico e pacificato, ma uno stupore che inquieta, uno che stupore esalta, che desta, per così dire, la necessità di un'investigazione radicale. Mm. La meraviglia in quanto tale, piacevole, sì, non ti induce a cercare le ragioni. È piuttosto la meraviglia intesa come stupore inquietante che ti spinge alla ricerca delle ragioni e delle radici che hanno prodotto ciò che ci, certo, stupisce, appunto. Non è un caso, per inciso, che, lo dico così di passaggio, tutti i grandi filosofi, o quasi tutti i grandi filosofi del canone occidentale, sono sempre degli sconfitti sul piano, sì, politico, che devono cercare, vero, le ragioni della loro sconfitta, devono cercare le ragioni di questo zauma, di questo stupore grandioso, terribile. Potremmo citarne molti, Platone a Siracusa, sì, esempio archetipico del conflitto permanente fra filosofia e politica. Sì. Per cui da questo punto di vista sono pienamente convinto che la filosofia serva anche oggi esattamente a revocare in dubbio il dogma quasi teologico, sì, che assolutizza il valore economico. Poi certo che utilizzare la parola disciplina è sempre problematico, perché occorrerebbe ragionare diffusamente su cosa sia, su cosa si intenda, certo, per disciplina. Dico però che occorre evitare i due eccessi speculari da un certo punto di vista, per cui da un lato si pensa che la filosofia sia una sorta di lessico, di gergo dell'autenticità, direi con Adorno, no? Un gergo riservato a pochi, sì, elitario, esatto, difficile strutturalmente, cioè tale da essere strutturalmente irraggiungibile per i più, ecco. E dall'altro invece pensare che la filosofia sia automatica e sia semplicemente un discorrere di buon senso, no? Due visioni opposte, sì, ugualmente unilaterali. Sì. Hegel nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche dice che è un errore pensare che mentre tutte le altre scienze richiedono un apprendistato e uno studio anche faticoso, la filosofia sia invece immediata. Certo, no? Perfino, certo, per il fare le scarpe, dice Hegel, ci vuole una grande preparazione tecnica e di sapere pratico, certo, invece si pensa che la filosofia soltanto sia una libera e incontrollata discussione. Ciò detto, direi che potremmo distinguere due livelli della filosofia. Sì. La filosofia come ragionamento basico, come ontologia fondamentale che pertiene a ogni uomo in quanto tale, certo, perché ogni uomo in quanto tale, non lo diceva solo Gramsci, è filosofo, mm, perché si pone delle domande, si pone strutturalmente delle domande, ha una sua, per quanto primitiva e non articolata, visione del mondo, certo, del senso delle cose. E poi, accanto a questo primo livello basico che rende tutti gli uomini potenzialmente filosofi, vi è un secondo livello che è quello, potremmo dire con la sintassi aristotelica, che consiste nel far passare all'atto queste potenzialità che riguardano tutti gli uomini. Certo. Potremmo dire che se potenzialmente tutti gli uomini sono filosofi, in atto poi solo alcuni lo diventano, alcuni riescono, esercitando, sì, questa disciplina, come, sì, la chiamavi, sì, tu, sì, cioè, sì, esercitando, sì, lo sforzo e trasformando questa, come dire, questa potenzialità iscritta nelle radici del genere umano, trasformandola in una, potremmo dire, passione vocazionale che, sì, diventa un'attività permanente, sì, sì, che fa del filosofo, potremmo dire, un, uso questa espressione, uno specialista del logos, sì, ecco, potremmo, del pensiero, il filosofo è, sì, lo specialista del logos, sì, dove appunto, anche qui, non diciamo nulla di nuovo perché in fondo la filosofia sta tutta nel
riproporre discorsi già fatti anche, no? In filosofia il culto del nuovo è esso stesso frutto dell'alienazione del nostro tempo, no? Che propone sempre la novità. Nella filosofia, voglio dire, riprendere Aristotele e Platone significa fare filosofia, non è che bisogna negare Platone e Aristotele. Però dico quest'ultima cosa che ritengo interessante, cioè nella filosofia occorre sempre richiamarsi al passato, discutere con gli autori del passato senza pretendere che ci sia la novità, e in questo modo diventa possibile appunto inserirsi in una tradizione di pensiero, inserirsi in una tradizione di pensiero. Poi, ripeto, è un dibattito che già ampiamente fu svolto, ad esempio a inizio Ottocento, tra Schelling e Hegel ci fu una tensione esattamente su questi temi, perché Schelling sosteneva tramite la figura del genio che solo per pochi era la filosofia, no? Mentre invece Hegel rivendicava una sorta di democraticità della filosofia, dicendo che in fondo appunto tutti gli uomini potevano essere filosofi se solo avessero applicato, se solo avessero compiuto quello che Hegel stesso chiama Arbeit des Begriffes, cioè il lavoro, lo sforzo del concetto, l'Arbeit des Begriffes. Tra l'altro in Italia, se vogliamo scendere in particolar modo, non so come funziona nel resto dell'Europa, ma noi ci interessiamo in questo momento della nostra realtà, a livello scolastico l'insegnamento della filosofia, scolastico intendo fino alla scuola superiore, è molto limitato, perché alla scuola superiore si studia storia della filosofia. Quando sui diari questi ragazzini scrivono filosofia, no? Dice che professore hai nell'ora successiva? Ho filosofia. Cioè, come se la filosofia possa essere ridotta a questo. Questo non per sminuire appunto l'importanza dei vari Platone, Aristotele, Kant, Hegel, eccetera, però per dire che si fa filosofia quando si riprende il passato, sicuramente, anche perché il presente è frutto del passato che mano a mano è andato costruendosi. Però si deve rielaborare, si deve esprimere un'opinione propria in merito. La scuola superiore spesso tende a togliere questo tipo di facoltà dagli studenti. Basti pensare che molte delle prove di valutazione per la disciplina filosofia vengono impostate a crocette. Per cui, e questo è un ragionamento che si potrebbe fare su quella che è la mentalità binaria, questo è un altro problema su cui si deve scontrare oggi la filosofia, la mentalità binaria con cui vengono preparati nelle scuole, in modo assolutamente antifilosofico, i giovani. Per cui tu hai una domanda, ti si chiede una cosa, puoi rispondere A o B. E allora lì sarebbe bello poter mettere un altro quadratino, mettere C e spiegare magari il motivo per cui si sceglie la A o la B. Cioè, e questo poi si ricollega anche al discorso della società sintetica, per cui non è interessante sapere come la pensi, basta che rispondi tra A o B. Ecco, la filosofia è anche questo, cioè ha un'impostazione dialettica. Se pensiamo ai dialoghi platonici, questo avveniva che non solo nel simposio, che è il più citato, no? Tutti quanti parlano del simposio dimenticando gli altri vari dialoghi, dall'Alcibiade all'Ippia maggiore, minore, eccetera. Ci sono tantissimi dialoghi bellissimi che vengono tralasciati. In Platone c'era questo spirito di colloquio, questo spirito di confronto, di dialogo, dove il dialogo con l'altro era un accrescimento sia per l'altro che per se stesso, cioè sia per chi propone, sia per chi risponde, per tutti quanti. Ecco, la filosofia dovrebbe essere questo, ricollegandoci al discorso iniziale, un amore per la sapienza, che non è detto in modo assolutamente trasgressivo, in modo superbo, ma è un amore che ha la pretesa di essere condiviso con altri, di essere discusso e di vivere negli altri un accrescimento. Questo è. Io faccio spesso questi discorsi, Diego, nel mio canale, perché credo che sia fondamentale avvicinare i giovani a questo tipo di riflessioni, perché mi sento dire troppo spesso, anche oggi parlavo con una ragazza questa mattina che mi ha chiesto insomma quale fosse la mia scelta universitaria, io ho risposto, a me piacerebbe molto fare questa scelta di fare filosofia, che già è un po' brutto anche a dirlo, fare filosofia, no? Come se uno faccia una cosa concreta. E lei mi ha risposto dicendo ma non c'è lavoro, oppure al massimo potrai entrare nel settore dell'insegnamento, perché tutti quanti associano i filosofi a delle persone che insegnano.
cioè, così inutile. Immaginati il filosofo. L'assurdità se avessero chiesto a Platone o ad Aristotele rispettivamente, ma troverò lavoro dopo aver studiato con te nella accademia, troverò lavoro. Avrebbero fatto una risata probabilmente. Certo, perché è già il frutto, è molto difficile da far capire per il fatto che chi è all'interno di un'ideologia non può nemmeno vederla. Certo. Il paradosso della caverna sta nel fatto che puoi capire cos'è una caverna solo se non ci sei dentro, certo. No? Se la vedi da fuori. Per cui se tu cerchi di far capire a chi fa questi ragionamenti, appunto, che essi sono il frutto esattamente dell'alienazione dominante nel sistema odierno, del fanatismo economico, certo. Per cui tutto viene riportato al criterio del valore come prezzo, sì. E per cui si valuta tutto, compreso il sapere, in relazione con il suo rendiconto immediato, no? Per cui a cosa serve? Troverò lavoro facendo questo? E quindi esattamente è la domanda che racchiude già il problema e la risposta. Anche certo. Per cui il fatto che lo studio stesso della filosofia, come dicevi tu prima, venga ridotto ai licei, alle università, come nella filastrocca delle opinioni, dicendo sì, Hegel, sì, no? Sì. Per cui studi in quello maniera che dice. Poi, tra l'altro, pappagallesca cosa ha detto Cartesio, cosa ha detto Machiavelli, senza nemmeno legarli al loro tempo storico, contesto, alla cultura politica e sociale del loro tempo, la certo. Dice lunga sul fatto che i manuali di storia della filosofia e spesso gli insegnamenti di filosofia ai licei e all'università sembrano costruiti ad hoc per non far capire nulla della filosofia reale e per di più per far maturare nei giovani una sorta di idiosincrasia permanente rispetto alla filosofia, di modo che essi se ne tengano sempre a distanza e non crescano di conseguenza teste pensanti, certo. E quindi in grado di mettere in discussione l'ordine dominante. E purtroppo spesso ci si dimentica dell'importanza che la filosofia, e poi chiudo, ha rivestito anche a livello nostro territoriale, perché se noi pensiamo che la filosofia nasce in Grecia, ma prima ancora c'erano state molte manifestazioni anche in Oriente, no, questo lo dico perché sembra che tutta la parte della filosofia orientale sia scartata, non considerata, ma anche quella lì è molto importante. Ma noi in Italia abbiamo avuto una grande parentesi con i pitagorici, ad Elea, che oggi è Ascea, il grande Parmenide, ma anche altri, Zenone, abbiamo avuto al sud Italia, che oggi da molti è deturpato e insultato, una grande lezione di civiltà e di cultura. Però ovviamente se chiedi qual è la città natale di una grande rockstar lo sanno, se chiedi qual era la città natale di Parmenide, sai, ti guardano un pochino male. Per cui ragazzi, ecco, questo era un video così molto spontaneo, semplice, improvvisato, per cercare di comunicarvi un po' qual è il senso della filosofia e soprattutto qual è il grande tesoro che potreste trovare mano a mano ponendovi interrogativi filosofici, confrontandovi con gli altri, perché la filosofia nasce soprattutto dal confronto con gli altri, da questa dialettica. Anche per questo video è tutto, noi aspettiamo i vostri commenti. Diego Fusaro, filosofo, e Daniele Andreani, è tutto. Se vuoi risalutare, Diego. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao ragazzi!